Benvenuti o ben ritrovati a tutti amici del web, io sono Sig e questo è sempre il mio canale. Oggi per la serie Opinioni non richieste parliamo di un argomento che mi sta molto molto a cuore, ossia il rapporto che c'è tra un anime e il manga da cui è tratto. In realtà il discorso è molto più ampio perché si può fare anche a livello di film o di serie TV e di libri o di racconti o di saggi, insomma in tutti quei casi in cui si fa una trasposizione di una storia, di una vicenda o di qualunque cosa per un medium differente. Ora, io per motivi di tempo, ma anche di gusti personali, preferisco guardare gli anime piuttosto che leggere i manga, e di molte storie quindi non conosco l'opera cartacea. Tante volte sì, la recupero, anche perché mi piace leggere, non è che mi faccia schifo, ma altrettante volte proprio non ci riesco. E quando mi ritrovo a discutere con altre persone su, che ne so, una serie come Kenshiro, piuttosto che un episodio di Goblin Slayer o di Sword Art Online, o di quello che volete voi, molto spesso succede che in risposta a certi miei dubbi o certe mie osservazioni, soprattutto quelle tra virgolette negative, quelle che sottolineano difetti, incongruenze, buchi di trama o cose di questo genere, una delle risposte che mi sento dire di più è: ah, ma tu non hai letto il manga, leggitelo e vedrai che cambi idea. Ragazzi, no, no, non funziona così. Perché devo leggermi il manga per capire quello che è un altro prodotto, cioè un prodotto audiovisivo? Sono due cose a parte, entrambe devono risultare comprensibili, complete ed esaustive. Se un anime ha un difetto, o meglio, se sembra averlo, occorre concentrarsi e analizzare quel presunto difetto in relazione al suo contesto. Non c'entra niente il manga. Il fatto che esista una storia scritta su carta preesistente a quella su schermo che si sta guardando non giustifica eventuali mancanze di quest'ultima. Provate a pensarci. Non vi sentireste un po' stupidi a vedere una cosa incomprensibile solo perché chi l'ha prodotta ha dato per scontato che in casa vostra, sulla vostra libreria, ci fossero tutti e 30 i volumi di quella stessa storia lì, che voi avete ovviamente letto e che sapete a memoria? Io sì, io mi sentirei molto stupido, perché è un eccesso di presunzione questo. Tra uno spettatore che ha letto il manga e uno che non l'ha letto, ci si deve basare su quello che non lo ha letto, perché è lui il minimo comune denominatore di entrambi. L'altro avrebbe un qualcosa in più, e così facendo, beh, si ridurrebbe il bacino di pubblico potenziale, perché ovviamente se io non capisco una mazza di quello che sto guardando, figurati se vado avanti con le altre puntate. Ma ripeto, questo discorso vale anche per i film, per le serie TV, per tutto quanto. Per esempio, prendiamo i film della Marvel. Voi non avete idea di quanta gente giustifichi le boiate che ci sono in alcuni film dicendo ma non avete letto i fumetti. No, no, se un film ha un buco di sceneggiatura, ha un buco di sceneggiatura, punto, fumetto o non fumetto, perché, non mi stancherò mai di dirlo, quello che funziona sulla carta non sempre funziona anche sullo schermo. Bisogna fare un lavoro di ritaglio e di ritocco, a volte titanico ed enorme, altre volte molto piccolo e molto breve, perché magari il fumetto, il manga, la novel, il libro o quello che vi pare si presta molto molto bene per un qualcosa a episodi o per una trilogia o per un film singolo o magari addirittura per un cortometraggio. Cioè, si chiama Marvel Cinematic Universe e tu mi dici sì, ma nel fumetto bla 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 e poi ancora bla 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 bla. What? Ma no, non ha senso. Provate ad immaginarvi Dragon Ball, per fare un altro esempio. Mettiamo che nell'anime nessuno spieghi cosa siano le sfere del drago o cosa facciano. Bam, muore Tizio X, Krillin, tanto per dirne uno, e dopo 20 secondi respawna come in un deathmatch di Call of Duty. Cosa? Ma sì, ma nel manga si era detto che le palle arancioni con le stelline dentro sono magiche. Dai, dovevi saperlo. Ok, si sarà anche detto, ma allora quell'anime è uno schifo, fa acqua da tutte le parti, è concepito male, chi se ne frega del manga? Io mi rendo conto che per molti sto dicendo delle banalità grosse come una casa, però osservando quanta gente ancora fa questi ragionamenti, mi viene da pensare che forse delle banalità non sono. Veramente non so che pensare, ragazzi, che poi tutta questa gente che dice leggiti il manga, voglio proprio vedere se ha davvero letto tutti i fumetti degli anni 70,
che sono inguardabili secondo me, prima di spararsi i film di Iron Man o degli Avengers, o se magari ha letto tutti i libri di Tolkien, che per inciso io trovo abbastanza pesanti, prima di spararsi Il Signore degli Anelli o L'Hobbit, o ancora se ha letto per esempio il saggio Aria Sottile prima di vedere il film Everest, e potrei continuare fino a domani sera con tutto quanto quello che è stato tratto da qualcos'altro. Secondo me occorre imparare a scindere un po' le cose. L'anime Y tratto dal manga X è una cosa a parte, può essere una schifezza anche se il manga X è il capolavoro dei capolavori. E ovviamente viceversa, può anche succedere che dal manga aborto di turno si riesca a tirar fuori un anime spaziale. Forse il problema è che chi ha amato particolarmente una storia, sia di carta che di pellicola, tende a difenderla a spada tratta in tutte le forme in cui ci viene mostrata, non lo so, ma il discorso leggiti il libro che poi capirai meglio, no, non esiste ragazzi, non può assolutamente essere una giustificazione. Ecco signori miei, anche stavolta vi siete beccati la mia opinione non richiesta, magari ci facciamo una serie su questi video così in cui parlo e dico stronzate fondamentalmente e anche a ruota libera, stile podcast. Scrivetemi che ne pensate qui sotto nei commenti, ma cosa sempre più importante, statemi bene e noi ci vediamo, come al solito, al prossimo video!